Il Tribunale di Teramo vive una situazione oramai cronica di carenza di organico. Più giudici e più personale, questo l'appello oramai ennesimo del presidente del Tribunale di Teramo, Carlo Calvaresi. Il Tribunale di Teramo è legato essenzialmente, oltre che a un direi un eccessivo turnover dei giudici e del personale, che anche a causa delle condizioni gravose di lavoro, appena possono, si trasferiscono in altre sedi oppure vanno in pensione per migliorare anche le proprie condizioni di vita. Ma è legata a una cronica insufficienza proprio degli organici. Riteniamo che un aumento sia del numero dei giudici sulla pianta organica, teorica quindi dei giudici, che del personale sarebbe indispensabile per poter poi rendere più efficiente il funzionamento di tutto il tribunale. Per il presidente Calvaresi, il cittadino paga così il prezzo delle lungaggini processuali, si innesta di conseguenza un meccanismo di sofferenza per la comunità che dovrebbe trovare nella giustizia efficienza e tempestività. Il Tribunale funziona anche per quanto riguarda oggi il sovraindebitamento, il recupero dei crediti ed è lì che il tessuto sociale poi paga il prezzo più alto e si crea quindi un meccanismo tale di sofferenza anche dell'economia reale. Ecco perché i cittadini debbono capire qual è la vera funzione, la vera importanza di un presidio di legalità. È proprio questo, che per essere tale deve essere anche efficiente e per essere efficiente deve essere adeguatamente attrezzato, anche a livello di organici, dei giudici, del personale e delle strutture anche necessarie per il proprio funzionamento.